Sono drammatici i dati UNICEF sulla crisi climatica. Circa 1 miliardo di bambini vive in uno dei 33 paesi classificati come a rischio estremamente elevato per i cambiamenti climatici. Oltre 420.000 bambini attualmente sono colpiti dalla siccità record nella regione amazzonica. Un bambino su 5 vive in aree che registrano almeno il doppio dei giorni di caldo estremo ogni anno rispetto ai soli 60 anni fa. La conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si aprirà oggi fino al 22 novembre 2024. A Baku, in Azerbaijan. Il vertice COP29 vedrà riunite le parti dell'accordo di Parigi, mentre le crisi climatiche continuano a devastare la vita e il benessere dei bambini in tutto il mondo. Nel mondo, gli shock climatici stanno colpendo la salute e lo sviluppo dei bambini, la loro sicurezza e il loro successo ai servizi essenziali. L'UNICEF si impegnerà alla COP29 per garantire che i bisogni, i diritti e le prospettive dei bambini siano inclusi nelle politiche, nelle azioni e negli investimenti. Investimenti sul clima a tutti i livelli. Le parti dell'accordo di Parigi hanno convenuto che nell'intraprendere azioni per il clima devono rispettare, promuovere e tenere in considerazione i diritti dei bambini e l'equità intergenerazionale. Per chi vuole supportare l'UNICEF in questo progetto insieme agli altri, trovate il link in descrizione per fare una donazione, che può essere una donazione singola o addirittura mensile. Salviamo insieme il clima e garantiamo un futuro per i bambini.